Perché siamo incostanti, sostanzialmente? Perché le cose sulla Terra fanno fatica a durare, fanno fatica a radicarsi? Vi ricordate Gesù che fa la parabola del seme gettato sui quattro tipi di terra? Su tre di questi quattro il seme non attecchisce, per tanti motivi che lui spiega in forma metaforica, cioè uno viene subito soffocato, uno cade su un terreno, potremmo dire, sul cemento e arrivano gli uccelli e se lo mangiano, un altro viene subito soffocato dalle spine, lui dice sono le preoccupazioni, ecco l'inquietudine. Un terzo terreno invece sboccia subito, che belli i gruppi d'arsi pace, dopo quattro volte, cinque volte, tutto l'entusiasmo è bello e finito e si molla, si molla. Uno, dice Gesù, uno su quattro, uno, invece è un terreno buono. Il seme attecchisce, si radica e dà molto frutto, 30 volte, 40 volte, 100 volte, fruttifica. Perché accade questo? I motivi sono evidentemente tanti e la parabola a cui facciamo riferimento un po' ce li spiega, ma io oggi, prendendo spunto da qualcosa che poi appartiene anche all'undicesimo, ma in realtà voi capite che è sempre attuale, è proprio l'inquietudine. Cioè la nostra mente è molto inquieta. Molto. Problemi, malattie, incertezza economica, conflitti affettivi, conflitti e competizioni lavorative rendono la nostra mente molto inquieta, angosciata, oppressa. E la nostra reazione abituale a questa inquietudine non è affatto prendercene cura. Prima di tutto perché talvolta l'inquietudine è così forte che non abbiamo nemmeno la speranza che possa essere curata. E poi perché l'inquietudine per sua natura è travolgente. Quindi se non hai una pratica molto salda, molto solida, vieni travolto semplicemente. E vieni travolto dove? Vieni travolto in una distrazione confusa e sofferente, in un'oppressione, no? Gesù dice affaticati e oppressi. La condizione di fatica e oppressione è l'ordinario stato della mente, non è una condizione rara. Cioè, per lo più, almeno in parte, la nostra mente e quindi il nostro spirito, il nostro cuore è affaticato e oppresso. E purtroppo resta così. Cioè, noi sappiamo che ognuno di noi si è costruito nella vita, fin da piccolo, un modo per nascondere questa realtà, cioè che sono in realtà affaticato e oppresso, sto male, sono infelice, in parte, però spesso in buona parte, lo nascondo e mi offro al mondo come devo, come credo di dovere,
come gli altri chiedono che io sia, ognuno si è in qualche modo adattato, l'adattamento. Il nostro lavoro rovescia fin dall'inizio questa consuetudine, cioè l'adattamento mascherante. Questa cosa è un novum. Io vorrei che questo lo capissimo. Da questo punto di vista, noi siamo veramente delle generazioni inedite. Questo discorso non si fa, non si è mai fatto così. Normalmente gli assetti istituzionali, sociali, culturali, i luoghi di trasmissione del sapere o della religione non funzionano così, cioè non prendono di petto il problema per me. Fanno ciò che la nostra maschera in fondo fa a livello personale, lo fanno a livello collettivo, creano una mascherata collettiva in cui il problema, che è questo, cioè siamo affaticati, oppressi e disperati e nascondiamo disperatamente tutto ciò, questo che è il problema, capite? Umano, viene rimosso. Oppure viene mascherato in forma di rappresentazione. Spesso le religioni sono queste. Cioè, queste cose le dicono, non è che non le dicono, ma non le fanno. Non si prendono veramente cura dell'uomo che è affaticato e oppresso, non lo aiutano realmente adesso, no dopodomani, nell'atto. Non lo aiutano spesso. E questo spiega perché non solo il cristianesimo o il cattolicesimo, ma tutte le religioni nelle loro ritualità tradizionali oggi nel mondo stanno vivendo una gravissima crisi. Cioè, non è, cioè, le ritualità buddiste in Thailandia sono deserte, come le messe a Roma, dove ci va ormai abitualmente il 10% dei romani. Cioè il 90% dei parrocchiani del Papa non ha più una consuetudine abituale settimanale con la liturgia. Pur se tanti di più, ma sempre purtroppo di meno per certi aspetti, si definiscono ancora cattolici in Italia. In 15 anni siamo passati dal 79%, che nel 2000 ancora si definivano cattolici, al 60%. Quindi abbiamo perduto il 20% di italiani in 15 anni che si definiscono cattolico, poi lasciamo perdere cosa voglia dire, vabbè. Stendiamo. Però questa è la crisi di un sistema di religione, secondo me. Un sistema che appunto rappresenta molto, ma realizza troppo poco. E questo oggi anche il Magistero della Chiesa lo inizia a riconoscere. Per cui parliamo di nuova evangelizzazione, cioè se abbiamo bisogno di rinnovare così radicalmente l'evangelizzazione è perché c'è un problema. Poi la Chiesa fa sempre fatica a riconoscere fino in fondo le cose e perciò la crisi continua. Ma prima o poi, e in ambiti ecclesiali sempre più vasti, la diagnosi viene fatta. Perché se non facciamo una diagnosi seria, le terapie saranno tutte poco efficaci, no? Come uno prende uno che ha una malattia di un certo peso, no? E lo scambia per un raffreddore e gli dà un'aspirina. Magari l'aspirina qualche cosetta fa, ma no? Io lo dico spesso, ho finito il corso al Claretianum sulla nuova evangelizzazione e gli dicevo come metafora quella del ponte di Brooklyn che crolla, no? Sta crollando il ponte di Brooklyn. E noi siamo là coi cerotti, ci mettiamo un cerottino? Cioè bisogna capire che probabilmente sto ponte qua non è recuperabile, crolla e basta, bisogna andare lungo il fiume a cercare un altro guado. Cioè io vedo la crisi antropologica positivamente, però a questo livello di radicalità.
quel ponte non funziona più, basta, crolla, crolla. Cerchiamo un altro guado. C'è. È già pronto. È già stato fatto. Il corpo c'è. È un corpo. Già c'è. Comunque, cari ragazzi, detto questo, noi partiamo invece dall'accogliere le nostre inquietudini. Non le bypassiamo, non ci passiamo accanto, non facciamo finta che non esistano, non ci strappiamo i capelli perché esistono tante possibilità, ma ce ne prendiamo cura. E ce ne prendiamo cura subito. Perché gemono. Cioè, se tu hai davanti una persona che soffre, che fai? Gli dai un po' di sollievo. Io ho sempre pensato che se i nostri gruppi danno un piccolo sollievo per qualche minuto a qualche persona, già hanno raggiunto il loro scopo. Se noi in 20 anni quasi di lavoro abbiamo alleviato qualche etto di sofferenza a qualche persona, come tanti ci dicono, beh, l'opera è riuscita. Non bisogna avere illusioni, no? Se ti vuoi occupare dell'umano, se noi ci vogliamo occupare dell'umano, dobbiamo avere grandi visioni e però anche un realismo umile sul momento, sulla persona che hai davanti, non perdere di vista questi due livelli, no? Grande ma piccolissimo, perché poi sono molto collegati tra loro. Quindi, cari ragazzi, iniziamo sempre di nuovo con l'accogliere. Accogliere implica prima di tutto fare spazio per accogliere. La nostra mente è troppo ingombra. Fare spazio è un processo graduale. Spostiamo l'attenzione sul dorso. E percepiamo la graduale verticalizzazione della colonna che dal basso verso l'alto si stira gradevolmente. Questa verticalizzazione la possiamo svolgere anche in 2 o 3 movimenti di inspiro e di stiramento dal basso verso l'alto, godendo in particolare dello stiramento delle vertebre cervicali. Stiriamole bene. E percepiamo una corretta angolatura della colonna sul bacino, oscillando un po' davanti, un po' indietro,
troviamo un punto di equilibrio comodo. Stiamo cercando molto umilmente una postura stabile e comoda. Osserviamo la nostra respirazione naturale. Senza modificarla. Sorridere nell'inspiro vuol dire inspirare meglio. Di dire sorrido in questo inspiro non è cioè una sovrastruttura. Perché inspirare è accogliere. Quindi sorridere in questo inspiro significa aderire meglio al gesto naturale dell'inspirazione. E quindi viverla con maggiore integrità e intensità. Sorrido. Accolgo, mi lascio dilatare, specialmente il torace, consento all'aria di entrare con più libertà. Rendendomi conto che spesso inspiriamo poco, lo sentiamo? Sentiamo come le costole, specialmente quelle alte, spesso siano rigide? Non consentono cioè ai polmoni di espandersi nelle parti alte, clavicolari, nelle punte clavicolari dei polmoni. Abbandonarci in questo espiro, parimenti. Si
significa imparare a espirare meglio. Perché l'espiro è un abbandono. E più mi abbandono consapevolmente, più l'espiro sarà profondo e più l'inspiro sarà intenso e ricco, più l'espiro sarà profondo e viceversa. Vi prego di osservare che in questa fase l'espirazione è molto limitata ancora. Per imparare a cedere nell'espiro, e cioè ad abbandonarci un po' di più, dobbiamo solo perseverare. Molte resistenze si renderanno sensibili. Comprendiamo, continuando ad abbandonarci in questo espiro, cosa ci trattiene? Quale paura impedisce un abbandono più profondo? Non si tratta di inventare nulla, è esattamente il pensiero che ora vi occupa, qualunque sia. Va accolto. Va riconosciuto. Sto pensando questa cosa. E in questo espiro perché l'abbandono possa procedere dobbiamo capire espiro dopo espiro
se si tratta di cedere, se si tratta di rinunciare, se si tratta di lasciare andare, provate a vedere quale di questi atti volontari e precisi vi aiuti ora a procedere nell'abbandono. Provate prima a cedere. In questo espiro cedo. Cedere è come lasciare sgretolare. Lo sentite? L'ego possiede piattaforme non consce. Cedere vuol dire raggiungerle e lasciarle sgretolare. Fino a percepire che le acque scorrono verso il basso. Un grande sollievo. In questo espiro mi abbandono perché rinuncio. A cosa debbo rinunciare per abbandonarmi di più? Che cosa mi trattiene? Perché voglio ancora controllare il gioco? In questo espiro rinuncio un po' di più al controllo e lascio andare. Si dilata in noi una coscienza più quieta.
una grande, morbida consapevolezza non giudicante. Il nostro piccolo io è molto ridotto. Lo vediamo. Alla luce di questa luce comprendiamo che questa coscienza è luce, una luce unica, alla luce di questa luce unica, infinita, non condizionata. I movimenti della nostra mente antica, i pensieri che costruiscono il nostro io abituale, appaiono e svaniscono. L'attitudine profonda è l'attesa. Che aspetta il prossimo inspiro come il prossimo pensiero e sempre più intimamente diveniamo questa luce. E realizziamo le sue qualità. Il nostro compito è solo continuare ad abbandonare, lasciare andare, rinunciare ulteriormente ai residui di controllo, all'illusione di sapere chi siamo, per imparare ad essere in altro modo. In questa nuova forma di integrità e unificazione.
questa luce benefica, benevola. Accoglie le nostre ferite. In un abbraccio caldo. Accoglie i nostri bambini arrabbiati, le nostre bambine umiliate. E guardandole e guardandoli così, li guarisce. Li aiuta a crescere. I nostri cuori affaticati e oppressi sperimentano un vero ristoro. Nessun rinvio. Nessuna rappresentazione. Adesso, realmente, una luce consapevole, piena di bontà. Non condizionata dal tempo né dallo spazio. Ci accoglie. E ci ristora. Momento meraviglioso. Momento che non passa. Restare in questo stato è come esporre al sole le carni umide delle nostre ferite. Non dobbiamo fare altro. Solo imparare a rimanere qui.
Ben arrivati.